Una versione divertentissima dello psicodramma di Don Lollò, il protagonista della giara di Luigi Pirandello, è andata in scena ieri sera nel Baglio Tagliavia nel cuore di Contrada Piana Scunchipani in una deliziosa messa in scena organizzata dal Comitato Piana, presieduto da Nino Ciaccio, destinata agli stessi contradaioli. Ad esibirsi un gruppo di loro, così come contradaioli, erano in massima parte componenti della nutrita e divertita platea. La storia è quella tutti nota, simbolo del genio pirandelliano, dove l'avarizia di Don Lollò, interpretato da Pippo Bacchi, fa a pugni con le necessità di Zi Dima Licasi, la cui gobba, metafora letteraria dei limiti umani, gli impedisce di uscire dalla giara danneggiata che ha appena riparato dall'interno. Questa commedia è stata diretta da Francesco Grisafi, attore professionista che ha trasformato tutti gli attori dilettanti in allievi di un'autentica scuola di teatro. In scena, oltre a Bacchi, Filippo Cirafisi, Liborio Gerratano, Corrado Tedeschi, Nino Vitabile, Eleonora Amodeo, Caterina Sant'Angelo, Margherita Caracappa, Paola Ramaccia, Luisa Caracappa, i piccoli Marco Magliente e Giosuè Monastero. Una bella opportunità di confronto artistico e di condivisione di una serata che ha permesso anche di ammirare la bellezza del Baglio storico di proprietà della famiglia Tagliavia.